Comunque oggi torniamo ancora una volta a parlare di fiera, lo facciamo apprendendo come al solito le informazioni purtroppo dai giornali, come succede ogni volta che si parla delle questioni vitali e strategiche di Bologna Fiere. Dopo i 123 licenziamenti che poi sono stati fortunatamente scongiurati anche diciamo col nostro intervento, pensavamo di aver toccato il fondo e invece anche questa volta siete riusciti a superarvi. Perché? Perché il 28 maggio il Consiglio di amministrazione ha approvato il cosiddetto spin-off con un solo voto contrario, Camera di Commercio neanche si è presentata e la Regione, l'esponente designato dalla Regione, ha votato a favore. Ci tengo a sottolinearlo perché questo è un dato politico importante. Nel CDA il membro espresso dalla Regione ha votato a favore per quello che riguarda lo scorporo della società Bologna Fiere in due o forse tre società diverse, una sicuramente che gestirà gli eventi e l'altra che gestirà il patrimonio immobiliare. Questa per noi è una scelta nefasta che fu già bocciata nel 2007, oggi ci riprovate. È quella che per noi è un preludio allo smantellamento e la definitiva privatizzazione di un asset così fondamentale. Non solo, questo sarà il passo decisivo verso la svendita della nostra fiera a Milano. Quindi passiamo dal farci scippare, come è stato in questo anno, determinate manifestazioni a consegnarle direttamente nelle mani di Milano, della fiera di Milano. Oltre a questo rileviamo che questa scelta è totalmente in contrasto con quanto sbandierato da due anni a questa parte dal presidente Bonaccini, ovvero l'obiettivo di arrivare a una holding fieristica regionale unica. Quello che ci preoccupa, oltre a questi fatti narrati in premessa, c'è anche una probabile speculazione immobiliare che verrà fatta sul patrimonio della fiera, a cui si aggiunge un acquisto di nuovi terreni, così sembra, lo leggiamo ovviamente sempre solo purtroppo dai giornali, e pare che in tutta questa operazione ci sia anche la possibilità del conferimento di palazzi che sono vetusti, che sono difficili da gestire, che andrebbero rinnovati. Penso per esempio al Palazzo dei Congressi, che è una struttura antiquata che andrebbe sicuramente svecchiata e che pare contenga anche amianto, che verranno probabilmente conferiti alla nuova società. Allora, tutta questa operazione, io ci tengo a rimarcarlo, che non era prevista dal tanto sbandierato piano di rilancio Boni, che è venuto anche in commissione ad illustrarci nelle famose 27 slide, perché anche quello non l'abbiamo mai visto per intero. Su questo tema c'è sempre molta poca trasparenza e voglio ricordare anche che quei 5 milioni che abbiamo messo come soci pubblici erano a fronte di un obiettivo in particolare che voi avete inserito anche nell'illustrazione al progetto di legge che andava a modificare la legge 15 del 2008, in cui scrivevate che la Regione intende a questo punto accelerare il processo di aggregazione delle società fieristiche anche attraverso lo sviluppo di un piano strategico industriale comune. Avete aggiunto una lettera G che nello specifico diceva promuovere il processo di aggregazione ed espansione delle società fieristiche attraverso il sostegno di apposite azioni finalizzate allo sviluppo strategico di filiere produttive regionali. L'avete messo in legge. Tutto questo in due giorni è stato smentito da questa operazione che è tanto voluta dal Comune e dal Sindaco Merola. Ricordo anche che fu fatto uno studio, fu commissionato dalla Regione uno studio dove KPMG, che era l'advisor, doveva fungere da wedding planner di questo matrimonio con le fiere di Rimini e di Bologna, e invece si sta facendo marcia indietro e si sta andando in una direzione totalmente opposta, con una preoccupazione per quanto riguarda ancora una volta la situazione dei lavoratori che di nuovo sono in stato di agitazione, e per quello che riguarda il tessuto economico di questa città che vive delle ricadute positive delle manifestazioni fieristiche.
Tra l'altro rilevo anche che ci fu all'epoca una dichiarazione di intenti da parte delle tre fiere in cui si parlava di centralizzazione addirittura delle funzioni di acquisto e facility, la cooperazione a lungo termine per creare opportunità di internalizzazione, insomma si parlava di integrazione addirittura degli asset immobiliari. Tutto questo è stato smentito e tocca rilevare che ogni volta che si parla di questioni critiche e strategiche sul futuro della nostra fiera, intanto l'assemblea legislativa è totalmente tagliata fuori e dobbiamo rincorrere le notizie sui giornali. In secondo luogo, la regione è sempre silente. Allora io da questo punto di vista chiederei, purtroppo l'assessore Costi non c'è, ma insomma a chi risponderà, di farsi sentire, di capire qual è la posizione della regione, perché questo progetto secondo noi scellerato, siamo ancora in tempo per fermarlo, ci sarà un'assemblea dei soci e io credo che se la volontà della regione è quella di andare verso una holding regionale al quale noi non siamo pregiudizialmente contrari, vogliamo vedere tutti i documenti, vogliamo valutare nel merito. Però se l'intenzione, come avete sbandierato per 2 anni, è quella di andare verso una holding regionale, allora si fermi questo processo, secondo noi, scellerato. Io non lo so se Nero l'ha consigliato male, se sta facendo gli interessi di qualche socio privato, non lo so. So che da 2 anni ci state dicendo, state riempiendo le pagine di giornali con questo obiettivo di fare una holding unica regionale. E adesso si va in senso completamente contrario. Fateci capire qual è la posizione della regione e qual è la linea che volete portare avanti. No, non sono assolutamente soddisfatta della giravolta a 360 gradi, state sostenendo tutto e il contrario di tutto. Ricordo che di questo progetto non si è mai discusso, lo studio di KPMG non riguardava lo spin-off, non ci prendete in giro, non riguardava lo spin-off, quindi quando dicevamo tutelare, quando dicevamo che la fiera doveva rimanere in mano pubblica, non era perché la svendesse alla prima occasione. E termino, se la linea sarà quella di andare contro questa decisione, ci avrete dalla vostra parte. Diversamente, assolutamente no. Ha esaurito il tempo.